Flashpoint. L'occhio sulla città da Radio Flash. Venerdì 26 settembre è stato presentato presso la libreria Erasmo di Via degli Avvalorati il programma della stagione 2014-2015 di Spazio Teatro. Ce lo ha illustrato Simonetta del Cittadino. Che possiamo dire allora di questa nuova stagione di Spazio Teatro? Allora, intanto diciamo che è la 38esima stagione, che è già un record esserci arrivati. È una stagione che noi per la prima volta dopo anni facciamo su tre teatri. Riserviamo gli spettacoli di maggior successo di pubblico e di critica all'AGIP, all'Altraleni, che è il nostro da sempre, da più, quasi 20 anni, il nostro sponsor maggiore. E poi facciamo invece anche una capatina al Grattacielo, al Centro Artistico, e un'altra al Teatro C, quello ex Teatro delle Commedie, questo per differenziare un pochino anche il pubblico, perché al Teatro C sicuramente c'è anche un pubblico più giovane. Le commedie della stagione sono due grandi commedie di macchine da ridere, che sono Lo spirito allegro di Noel Coward e poi I rumori fuori scena di Michael Frayn, che è praticamente una macchina teatrale che, se non si inceppa, è proprio veramente una meraviglia per le risate che si fanno. Questo anche perché il pubblico chiede anche di poter ridere, preferiscono magari avere, diciamo così, un po' più da ridere che da pensare. Questo l'abbiamo sperimentato negli ultimi anni, perché noi abbiamo sempre alternato testi classici codificati con anche novità un pochino più di nicchia, diciamo così. Però la gente chiede espressamente di divertirsi. E allora noi, siccome siamo contenti di avere questo pubblico ormai consolidato da anni, cerchiamo di andargli incontro. L'altro lavoro di grande richiamo è l'operetta Acqua Cheta di Giuseppe Petri, è famosissima, manca a Livorno da 10 anni, questa storia della Firenze, nella Firenze del Novecento, insomma, con questa storia del pensionante, molto molto appetita e molto richiesta, e quindi questa la metterà in scena questo Fabrizio Corucci insieme alla compagnia delle operette, ad altre, al maestro Filidei, ad altre persone che poi penso la presenterà. Poi abbiamo appunto al Grattacielo questo Ispettore in casa Birling, anche questo un classico, un giallo psicologico che Spazio Teatro farà con la regia di Marchito. E infine io alle Commedie, non ho ancora deciso, farò comunque due atti unici del Teatro del Novecento, questo è un teatro più di nicchia, che è poi il teatro, diciamo, al quale io mi sono formata tanti anni fa a Livorno, e faremo il discorso sul disagio della coppia e l'incomunicabilità. Quindi penso che ci sarà sicuramente il Delirio a due di Ionesco, non ho ancora ben chiaro il secondo atto unico. Comunque il lavoro è tanto, e noi speriamo di portarlo in fondo. Insomma, non è semplice, insomma, in una città dove ci sono tantissime compagnie. Lei vede che nascono come i funghi, perché ci sono tante scuole e spesso magari gli ex alunni, chi si diploma, magari mette su una piccola compagnia. E quindi barcamenarsi in una città del genere, avere un pubblico buono, è già un successo. Ma voi scegliete il repertorio, diciamo, sulla base, guardando solo quello che avete fatto voi negli ultimi anni? No, guardandoci anche un po' intorno, guardando quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, a volte riprendendo. Per esempio, Spirito Allegro l'abbiamo fatto 27 anni fa. Si dice si rifà perché sono nuove generazioni. Questo con un occhio al pubblico e un occhio anche al botteghino, perché noi non ci aiuta nessuno. Se io faccio 3-4 esauriti a Leni, che ha 300 posti, posso permettermi poi di avere magari un po' meno pubblico da un'altra parte, di fare un testo anche che magari anche noi amiamo di più. Perché essendo tutti volontari c'è anche una soddisfazione personale, capisce, a fare questo. Devo dire che ci aiutano tanti, il pubblico non aiuta, lei lo sa, comune, provincia, non aiuta nessuno. Infatti tutti i miei colleghi d'arte lo sanno che devono fare tutto da solo. Questo è, appunto, le ripeto, è una scelta, è anche un handicap per le scelte, perché devo scegliere dei testi anche che devo venire a parte. Però devo ringraziare dei tanti privati, Leni stesso, con cui collaboro da tantissimi anni e abbiamo una buona convenzione. Poi per esempio la COP che ci aiuta, e così anche Biscottini, la ditta Biscottini che ci fornisce il materiale di scena. Alcuni sponsor anche più piccoli ma ugualmente efficaci, per esempio la cantina Pian del Melo, oppure semplicemente anche il locale Ethos, che magari ci offre una scena. Per noi anche poter andare a cena
senza gravare sul budget è importante. E così anche il caffè culturale di Via Gori, che è l'ex Circolo Pertini, che si stanno aprendo, anche ci fornisce locali per le prove. Quindi noi ringraziamo tutte queste persone che ci possano aiutare. Questo, diciamo, sottolinea un po' la vivacità culturale che c'è ancora a Livorno. Livorno è una città vivacissima, tant'è vero, prima era una città di pittori, ora non sono più pittori anche, ma sono cantanti, attori, ballerini, musicisti, cioè c'è un fermento incredibile, qualcosa come se noi si respirassero. Sai che è una delle città per percentuale di abitanti con la più alta presenza di gruppi teatrali, in una città dove chiudono teatri, dove si fa accoltellare per avere uno spazio, per avere una giusta opportunità di lavorare, perché fortunatamente c'è il teatro di Marco Conte, Vertigo, che è riaperto, il teatro C, il teatro delle commedie, poi c'è l'Agip, poi c'è il piccolo teatro, poi bisogna andare un po' a Filicchi, qualche volta ai Salesiani, però sono tutti teatri che erano nati presso le parrocchie e spesso non sono a norma anche come era una volta, sa? Una volta si entrava, ora bisogna avere tutta una serie. Il teatro costa metterlo in scena, se fatto bene costa comprare fare le scene, costruirsi la costruzione delle scene. Noi abbiamo la scenografia di Emilio Bosco, però insomma sono materiali che comunque vanno comprati. Costa la pubblicità, costano i costumi, il noleggio dei costumi che noi da anni prendiamo dalla sartoria Panciatici, insomma è tutto un costo. Io direi che comunque Spazio Teatro ha fatto un'azione culturalmente buona in tutti questi anni, perché spesso si è anche sostituita, diciamo, al teatro ufficiale, nel senso che quando per 17 anni il Goldoni è stato chiuso, noi alternativamente anche alla Gran Guardia facevamo un teatro classico, un teatro, diciamo, classico nel senso di autori codificati, ecco. Non abbiamo mai scelto la Via Vernacolare perché siamo nati come compagnia di prosa in italiano e poi perché i vernacoli a Livorno sono già abbastanza rappresentati. Senta, avete mai pensato di coinvolgere le scuole? Noi abbiamo coinvolto le scuole nel passato, qualche volta abbiamo lavorato anche la mattina. Per esempio quando ci sono stati testi tipo La Mandragola o Il Malato Immaginario, che sono testi poi che loro portano agli esami, o sei personaggi in cerca d'autore. Solo che io credo, come vecchia insegnante, diciamo, atta al teatro, che i ragazzi debbano essere coinvolti la sera, perché sennò la prendono come non andare a scuola. Se non si va a scuola, si va a teatro, come si faceva noi tantissimi anni. Quindi quello che posso fare io è andare, per esempio, presso le scuole, se per esempio si fa, so, Pirandello, per dire. Allora, Pirandello, vediamo di fare un paio di conferenze, di prepararli in maniera che quando loro vengono a teatro la sera sono già un po' preparati. Abbiamo fatto molto, io faccio molta azione di anche culturale parallela, proprio per cercare di coinvolgere più fette di pubblico, sia i giovani che, non so, per esempio l'Università della Terza Età, dove faccio lezione, i circoli privati, i circoli arci, i circoli masini, per vedere proprio di attirare la gente. Io credo che noi gli diamo un prodotto buono, insomma, direi gradevole e ben fatto per le nostre possibilità. Se lei considera che nessuno ci aiuta, stiamo facendo anche troppo. Però, insomma, sono contenta. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.